Abbiamo istituito due ambulatori infermieristici, uno presso l'ospedale di Baggiovara e uno al Policlinico, che stanno lavorando a pieno ritmo e continuano un'attività di monitoraggio sia clinico che sierologico, continuando in parallelo ovviamente un'attività di screening con tamponi e il contact tracing lavorativo. Vista l'alta adesione al test sierologico, possono esserci stati momenti di attesa superiori a quanto previsto. E per questo ci scusiamo con i nostri operatori che sappiamo che in questo momento sono ancora molto sotto pressione. Ricordo che dobbiamo tutti continuare a mantenere alta l'attenzione perché il virus sta ancora circolando e mantenere quindi costante utilizzo di mascherine, il distanziamento sociale e non dimentichiamo mai la misura semplice ma sicuramente molto efficace dell'igiene delle mani che insieme al vaccino ci proteggeranno.